Buona giornata dall'edizione Flash del Tanta Notizie di Imperia TV ed Andrea Pomati. In prima pagina oggi una notizia indubbiamente preoccupante. Al centro di smistamento delle poste di Genova, infatti, è stata intercettata una busta indirizzata al sindaco di Imperia, Carlo Capacci. All'interno sono stati trovati dei proiettili. L'intercettazione è avvenuta grazie al metal detector del centro postale genovese. È stata subito informata la polizia, che a sua volta ha dato la notizia al primo cittadino imperiese. Noi l'abbiamo raggiunto subito nel suo ufficio per sentire a caldo la sua reazione. Capacci si è dimostrato comunque sereno, ha detto di non capire da cosa possa nascere questo gesto, ma di voler proseguire serenamente nella sua attività. Sentiamo subito le dichiarazioni del sindaco Capacci su questo episodio indubbiamente appunto preoccupante. Sindaco, è stata intercettata una busta con dei proiettili indirizzata a lei. La situazione è preoccupante. Dunque, sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere. Non riesco a collegarla a nessuna azione amministrativa che è stata intrapresa nei primi 30 giorni in particolare. Posso pensare, anzi penso, che siccome abbiamo basato il principio della nuova amministrazione sul concetto di legalità al 100%, probabilmente questo fatto, che abbiamo già comunque dimostrato di voler applicare, probabilmente stia dando fastidio a qualcuno. E quindi ha qualche idea su chi potrebbero essere i mandanti? No, non ho nessuna idea, in particolare, non riesco a collegarla appunto a nessun mandante particolare né a nessun evento in particolare. E adesso la situazione continua normalmente? Io non intendo cambiare il mio stile di vita, non intendo cambiare la mia vita, sono tranquillo, l'azione amministrativa prosegue e proseguirà senza, come se nulla fosse successo. Ecco, avete sentito, l'azione amministrativa prosegue come se nulla fosse successo, ma indubbiamente questo atto rimane, la preoccupazione anche, bisognerà ora vedere anche a livello di polizia, ma sicuramente anche di prefettura, se eventualmente verranno presi dei provvedimenti per rafforzare la sicurezza nei confronti della persona, del sindaco, di Capacci, e ovviamente vi terremo informati anche da questo punto di vista. Intanto sempre a Imperia proseguono anche le indagini della Procura e della Polizia Postale in merito ai lavori di ristrutturazione della villa dell'ex parlamentare, dell'ex ministro Claudio Scajola, sulle alture Onegliesi. Gli inquirenti puntano a individuare quali siano stati i costi dei lavori, quanto Scajola abbia speso in realtà. L'ipotesi infatti è quella di finanziamento illecito a singolo parlamentare. E nell'ambito dell'inchiesta, ieri è stato perquisito lo studio del vicepresidente della provincia di Savona e commercialista di Scajola, Silvano Montaldo. Sono stati acquisiti diversi documenti che sono ritenuti utili per le indagini, verranno ora messi a disposizione del PM Alessandro Bogliolo, che conduce l'inchiesta, per poter essere analizzati. È saltato il Consiglio provinciale in programma questa sera a Imperia per approvare il bilancio di previsione e il documento economico pluriennale. La riunione ha dovuto essere rinviata a seguito di un ritardo nella convocazione di una commissione che avrebbe dovuto approvare il bilancio prima che il documento approdasse al Parlamentino. Il Presidente Alessandro Piana ha quindi riconvocato la seduta per domani sera a partire dalle 19, una decisione che ha creato polemica soprattutto da parte del Partito Democratico, che ha sottolineato come in più occasioni la maggioranza non sia stata in grado di garantirsi il numero legale e come vi siano ritardi non solo nelle convocazioni delle commissioni, ma anche nel parere dei revisori dei conti. Il PD chiede per questo motivo alla maggioranza, alla provincia, all'amministrazione provinciale più serietà, più attenzione per quello che riguarda l'attività amministrativa, che non può passare in secondo piano rispetto a quella politica. Appresa la dichiarazione del sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato in merito all'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro l'istituzione dell'ambito comprensoriale per i taxi, CNA ha espresso vivo apprezzamento. L'Associazione degli Artigiani ha infatti evidenziato come l'ambito dovrebbe nascere da una precisa volontà dei comuni di unire alcune loro funzioni, mentre in questo caso è nata come un'imposizione caduta dall'alto. Ieri pomeriggio i tassisti, riuniti in assemblea, si sono confrontati sul tema, sono stati ascoltati anche dal capogruppo in Consiglio Comunale Giuseppe Sbezzo. I tassisti assisteranno anche alla seduta del Consiglio di domani sera, confidando nel ritiro della pratica.
Il CIPAT, Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori, ha avviato il progetto dimostrativo per la certificazione nella floricoltura da Reciso del distretto agricolo florovivaistico del Ponente Ligure. L'obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare la certificazione quale strumento di marketing. Il 22 luglio, dalle 17 alle 19, negli uffici della CIA del Mercato dei Fiori di Sanremo in via Mansuino, si terrà il seminario tecnico che darà il via alle attività del progetto. È andato in scena Piazzale Vesco a Sanremo il più grande spettacolo. Si tratta della rappresentazione realizzata dai ragazzi dell'ISAC in collaborazione con artisti del mondo dello spettacolo. Un esempio di intervento culturale, di integrazione fra persone con diverse abilità e cittadini. Vediamo. Quante volte abbiamo detto, sospirando, gran successo in Piazzale Vesco a Sanremo con la rappresentazione del più grande spettacolo nell'ambito della rassegna Porte Aperte alla Musica, giunta alla sua 12ª edizione di Imperia e terza a Sanremo. Uno spettacolo realizzato dai ragazzi dell'ISAC con la partecipazione di artisti e personaggi dello spettacolo di livello internazionale. Una serata di arte circense con musiche, balli, giocolieri, clown, equilibristi e altre strabilianti attrazioni per grandi e piccini. I ragazzi dell'ISAC con i loro amici hanno voluto regalare ai cittadini e turisti di Sanremo qualche ora di puro divertimento per farli sorridere, anzi ridere, divertire, emozionare. I ragazzi dell'ISAC hanno calamitato attorno a loro due mondi apparentemente molto distanti. Quello dei terapisti, che ogni giorno compiono un importante e delicato lavoro di riabilitazione sotto l'attenta direzione clinica di un'equipe medico-psicopedagogica composta da valenti specialisti, e quello dei professionisti della musica e dell'arte che si sono offerti con passione e spirito volontaristico per dare in mano ai tecnici della riabilitazione uno strumento come la musica e l'arte, che permette di raggiungere gli obiettivi prefissati nel progetto di miglioramento della salute durato un intero anno ed ancora ottenere l'integrazione dei ragazzi disabili all'interno del tessuto cittadino, favorendo l'aspetto ludico condiviso, facilitando la socializzazione, migliorando l'autostima e i processi neuropsicologici di base, assecondando la capacità di controllo e gestione delle proprie emozioni, migliorando così il senso ritmico sia nell'esecuzione di melodie sia nel coordinamento dei movimenti del corpo, ottimizzando l'intonazione dei suoni, la dizione, la recitazione, controllando anche le ansie, la gioia e l'espressione della propria potenzialità durante le prove dello spettacolo. Oltre a ciò, la valenza della manifestazione andata in scena a Sanremo, Città della Musica, ha permesso il compimento ancora una volta di un meraviglioso intervento culturale di integrazione tra persone che dimostrano le loro diverse abilità con passione e cuore con il tessuto cittadino, scacciando definitivamente per sempre sentimenti come la discriminazione o dannosi pregiudizi. Per lo spettatore sul palcoscenico tutto si è unificato, la diversità è svanita e si è percepito il desiderio di stare insieme per condividere l'applauso caloroso del pubblico regalando emozioni. Proprio per l'alto valore culturale e artistico, la manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Liguria e dal Comune di Sanremo e supportata nell'organizzazione dal Comitato di Quartiere San Martino con ingresso gratuito. La serata è stata presentata da Gianni Rossi. Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle 21 su Imperia TV andrà in onda uno speciale dedicato alla festa del grano di Arzeno Doneglia. A seguire andrà in onda uno speciale informazione con ospite in studio il capogruppo del PDL in regione, Marco Melgrati. Bene, è tutto per questa edizione Flash, prossimo appuntamento con l'informazione di Tantam Notizie di questa sera 19, 20, 30 e 23, naturalmente sempre su Imperia TV. Grazie per il vostro cortese ascolto, Andrea Pomati, l'augurio di trascorrere una buona giornata.